Allora, i comportamenti di Putin e i suoi attacchi verbali anche sono esattamente l'evidenziazione plastica del sentimento di irritazione profonda, incontenibile, che gli Stati Uniti hanno nei confronti di Putin, che è un perdente dopo la caduta del muro e che doveva stare a cuccia e non fare alcunché che uscisse proprio dai suoi confini. Invece Putin ha cominciato ad occupare degli spazi con una strategia che qui dico ha evidenziato prima, e quindi spazi che sono stati lasciati vuoti proprio dagli Stati Uniti, pensiamo al Medio Oriente, pensiamo all'Africa, e questo ha esacerbato ulteriormente diciamo, gli Stati Uniti, che hanno colto l'occasione per tacitarlo definitivamente. Non è un caso che mai, dico mai, Stati Uniti e Polonia e i loro cari inviati, diciamo, abbiano mai parlato di tavolo di pace, di trattative. Perché quello che è mancato davvero è stata veramente una strutturazione di un tavolo negoziale a più voci, diciamo, componenti questo tavolo che avessero certi requisiti, cosa che non è mai stata né raggiunta, ma neanche tanto, manco, neanche mai promossa da questi attori globali. Perché? E perché Putin deve morire dissanguato, Putin deve scomparire dalla scena, non certo fisicamente, ma umanamente e politicamente. Questo è l'obiettivo finale, Ma di e questo è tutti quello o che. solo degli americani? Sicuramente degli americani e naturalmente degli ex paesi satelliti che in questo momento si stanno comportando tecnicamente da utili idioti. Ecco, tecnicamente diciamo non l'abbiamo mandata a dire. Allora,